prima il silenzio di preghiera. Nel Vangelo della Via Cruce si rappresentano la storia di Gesù, la storia di un amore senza fine. I testi che saranno letti sono testi che riguardano la famiglia, i problemi della famiglia, e sono parole vere, parole sincere, parole che toccano il cuore. Questo non è una processione, questo è un viaggio insieme con Gesù, come se noi avessimo Gesù che viene rappresentato da questa grande croce. La croce non è più il senso, il segno della morte e del peccato. La croce è il segno della salvezza, dell'amore, della pace. La croce è vittoria, la croce è amore, la croce è testimonianza, la croce è tenerezza, la croce è vicinanza. Vi ringrazio molto per la vostra presenza, una presenza veramente importante, perché si tratta di uomini impegnati nella vita sociale, nella vita politica, nella vita familiare, nella vita del lavoro. Quindi certamente siamo sicuri di poter fare questo viaggio con silenzio, non un silenzio, direi, silenzio che non parla, il silenzio del cuore, cioè sentire la parola del Signore, ascoltare come se fosse presente Lui. Noi incontriamo per la strada, lo incontriamo per conoscerlo sempre di più, per amarlo sempre di più, perché gli benedica questa città, benedica le nostre case. Siamo allora subito insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, non indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Gesù ci accompagna, Gesù ci segue, Gesù va avanti, noi dietro, misurando i suoi passi di bontà e di misericordia. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Vangelo secondo Giovanni. E detto questo, Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Pilato non trova colpe particolari da imputare a Gesù, cede alla pressione degli accusatori e il Nazareno viene così condannato a morte. Ci pare di ascoltarti. Sì. Sono stato condannato a morte. Tante persone che sembrava mi amassero e mi capissero hanno ascoltato le menzogne e mi hanno accusato. Non hanno capito ciò che dicevo. Tradito, mi hanno messo a giudizio e condannato a morte. Crocifisso, la morte più ignobile. Non poche delle nostre famiglie soffrono per il tradimento del coniuge, la persona più cara. Dov'è finito?
tale gioia della vicinanza e del vivere all'unisono? Dov'è il sentirsi una cosa sola? Dov'è quel per sempre che ci si era dichiarati? Guardarti, Gesù, il gradino, e vivere con te il momento in cui crolla l'amore e l'amicizia che si erano creati nella nostra coppia, avvertire nel cuore le ferite della fiducia tradita, della confidenza smarrita, della sicurezza smarrita. Guardarti, Gesù, proprio ora che vengo giudicato da chi non ricorda il legame che ci univa, nel dono totale di noi stessi. Solo tu, Gesù, mi puoi capire, puoi darmi coraggio, puoi dirmi le parole di verità, anche se fatico a capirle. Puoi darmi quella forza che mi permette di non giudicare a mia volta, di non soccombere per amore di quelle creature che mi aspettano a casa e per le quali ora sono l'unico appoggio.